vigilia della prima domenica di Avvento. Non fu semplicemente un caso vivere l'ordinazione all'inizio dell'Avvento. Per me è stato il vivere il mio sacerdozio, direi radicandolo, incardinandolo, del mistero dell'incarnazione. 24 anni da presbitero, 26 da vescovo, si racconta Monsignor Luigi Moretti nel giorno in cui ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio nella piccola cappella di San Giovanni Paolo II a Salerno. Lei la festa per i suoi 50 anni se la immaginava così? Ma io veramente non ci avevo mai pensato. Ho cercato di vivere giorno per giorno, perché non è che il cinquantesimo aggiunge molto. È una ricorrenza, ma il sacerdozio poi si vive giorno per giorno e ogni giorno è unico. Quindi viviamo quello che il Signore ci dà. Oggi lo condivido con molti amici e ringrazio Dio e tutti coloro che in qualche modo si sono fatti presenti e vicini. Carissimo Don Luigi, tu sei stato un grande realizzatore e un grande amministratore, ma sei stato anche e continui a essere anzitutto un uomo di Dio, un autentico sacerdote che ha cercato sempre di fare la volontà del Signore, con uno straordinario distacco da te stesso, dai beni e dagli onori terreni. Il suo primo giorno da prete, la sua prima confessione, la sua ferma convinzione di essere sacerdote, testimone della vita di Cristo. Ero prete della settimana, così. Venne una ragazza a fare di Dio il seminario. Poi facevano la messa nella cappella e io ero disponibile lì a confessare. Venne una ragazza e mi fa: sai, io provo un po' di disagio, la prima volta che mi confesso così vis a vis, non so, eh? Dico: ma non ti preoccupare, perché la prima volta che confesso. aiutiamoci insieme. E ora continui a essere di esempio ai sacerdoti di Salerno e a tutti noi, per la tua generosità, la tua saggezza, la tua fiducia nel Signore. È una vita ricca di esperienze, di incontri, e in questa lunga vita sacerdotale Monsignor Moretti ha potuto servire la Chiesa in tanti modi, certamente. La sua venuta a Salerno è stato per noi una ricchezza, un patrimonio. E anche la scelta di rimanere a Salerno è stata una scelta che ritengo coraggiosa e coerente con la sua vita. E il fatto di volerla condividere, la sua vita sacerdotale, con noi salernitani è stato un dono prezioso a cui tanti, tanti attingono. Obbedienza alla Chiesa con un'unica scelta individuale quando si dimise da arcivescovo metropolita. Anche quest'anno purtroppo per motivi di salute non riesco a seguire tutta la processione. Vi accoglierò a ritorno e vi chiedo durante la processione, come dice il Papa, di pregare per me. Per me l'esperienza di Salerno è stata un'esperienza totalizzante. Non ho avuto mai nostalgie, forse anche perché non ho avuto tempo per averle. E adesso sto benissimo in una comunità dove cerco di rendermi utile e dove sperimento che c'è tanta brava gente che ci vuol bene. E ora continui a essere di esempio ai sacerdoti di Salerno e a tutti noi, per la tua generosità, la tua saggezza,
la tua fiducia nel Signore. Che vuol dire avere quel nome inciso nel Salone degli Stelli? Significa entrare in una storia, entrare in un flusso che viene da lontano e contribuire perché questa storia continui. Quindi lo stemma, il motto in quel salone sta ad indicare che un tassello si aggiunge al grande mosaico dell'opera di Dio nella nostra diocesi salernitana. Poi crescendo si arriva a vivere il momento, direi, di vedere se si deve seguire questo Signore o si torna a casa. Ebbene, lì il Signore veramente ha fatto comprendere che in qualche modo aveva bisogno. Lui, il Figlio di Dio, l'Onnipotente, ha bisogno dell'uomo per realizzare la sua missione, che è una missione di salvezza. È l'esperienza di una vita vissuta in mezzo alle persone, e si vivono relazioni positive che poi rimangono. Non siamo persone che danno solo il certificato e poi se ne va. Si condivide la vita, insomma. Auguri. Grazie.